Umberto Eco esordisce come narratore nel 1980 con Il nome della rosa, che lo porta alla notorietà mondiale grazie anche al film che vede come protagonista Sean Connery. Nel 1988 pubblica Il pendolo di Foucault, il romanzo più amato dallo stesso Eco. Non si contano gli aggettivi da poter accostare al suo nome. Acrobata della parola, ironico, critico, ludico e magnetico, ma nessuno di questi lo definisce completamente. Eco è sempre oltre e altrove, come l'asteroide 13069, che dal 1991 porta il suo nome.